Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. È una giornata particolare questa, la classe medica di Palermo e della Sicilia, attraverso i suoi esponenti, medici, paramedici, infermieri, e qui presente, per offrire al Signore la preghiera di riparazione per il male che si infiltra nel compiere una missione così nobile e così alta, per implorare dal Signore grazie di luce, di discernimento e di buona volontà nel condurre avanti questo ministero così importante per la vita dell'uomo, e per pregare insieme con noi all'offertorio offriranno gli strumenti del loro lavoro, chiedendo la benedizione di Dio per un uso corretto, illuminato. Avremo così con noi questa classe così benemerita per la vita dell'uomo, e vogliamo tutti insieme implorare da Gesù liberatore la liberazione di tutti i mali che affliggono l'umanità. L'uomo è stato creato da Dio sano, è uscito sano dalle mani dell'Onnipotente, ma poi il peccato venne a complicare la vita dell'uomo. L'uomo diventò infirmus, cioè non fermo nella salute, e le malattie si accavallarono per affliggere il genere umano. Ma il buon Dio ha voluto venire incontro, e attraverso gli elementi della terra, attraverso coloro che con discernimento ed arte possono trarre le medicine adatte, è venuto incontro all'uomo. E il Figlio di Dio, venendo in questo mondo, si presentò come medico delle anime e dei corpi. Non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Io sono venuto per gli ammalati. Lui che si era addossato i dolori di tutti gli uomini, che aveva preso tutte le infermità e le aveva offerte al Signore, già in profezia e sulla croce li offrì realmente per la salute nostra. Ebbene, questa mattina noi, celebrando questa liturgia, pensiamo al medico dei medici, Cristo Signore, che ha curato le umane infermità, che per sopra 3 anni, facendo del bene e curando gli ammalati, che nella figura del buon samaritano cura tutti gli ammalati del mondo, ed è qui che ancora cura le nostre malattie. E vogliamo, appunto, ricordando Gesù, ricordare che ogni guarigione viene dal Signore e che è Dio che crea, il medico crea le medicine. Onora il medico, dice il Signore in Siracide, come si deve secondo il bisogno. È stato creato dal Signore. Il medico come medico è stato creato dal Signore. Dall'Altissimo viene la guarigione. Qualunque sia la via che Dio usa, ogni guarigione che scende dall'alto scende da Dio. E anche dal Re o di tutti gli uomini egli riceve onore, perché egli è strumento di guarigione. La scienza del medico lo fa procedere a testa alta, egli è ammirato anche tra i grandi. Il Signore ha creato medicamenti dalla terra e l'uomo assennato non li disprezza. Dio ha dato agli uomini la scienza
perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. Con essi il medico cura ed elimina il dolore e il farmacista prepara le miscele. Non verranno meno le sue opere. Da lui proviene il benessere sulla terra. Ecco la lode del medico, della classe medica, di coloro che trattano la medicina, e il Signore che attira l'attenzione su questa benemerita classe, che esercita un ministero nobilissimo. Noi questa mattina vogliamo presentare questa classe medica al Signore, ma vogliamo purificarci tutti insieme con loro, perché tutti, in qualsiasi attività che svolgiamo, possiamo macchiarci di ciò che non piace al Signore. E allora imploriamo per loro, per noi, la benedizione di Dio. L'acqua lustrale venga a purificarci da tutto il male che noi abbiamo operato. Tutti, fatto un cuor solo e un'anima sola, imploriamo perdono al Signore. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con un cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale che nel tuo nome benediciamo. Tu comandasti al profeta Eliseo di mettere l'acqua nel sale, perché venisse risanata la sterilità dell'acqua. Degna tu, Signore, per questo doppio segno di purificazione, di preservarci da ogni attacco del nemico, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso, mentre noi passiamo benedicendo, qui colei che è chiamata a implorare perdono a nome di tutti, domanderà perdono al Signore. Tutti ci associeremo e tutti un cuor solo, un'anima sola, anche cantando, imploreremo misericordia e perdono. Io ero malato e voi siete venuti per curarmi. E i giusti diranno: ma quando, Signore, ti abbiamo visto ammalato? Ed egli dirà: quello che avete fatto ai più piccoli lo avete fatto a me. O Signore, perdoni il nostro peccato. Noi imploriamo da te, o Dio unitrino, misericordia e perdono per il sangue di Gesù sparso sulla croce, per quell'acqua benedetta sgorgata dal suo cuore. O Signore, lava tutti i nostri peccati. Lavaci, o Signore, redimici, o Signore, e facci gustare la gioia del perdono e della pace. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il suo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fa emergere creature nuove, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato, ravvive in noi, per mezzo del santo battesimo, il giorno bello e glorioso in cui noi verremo a contemplare il tuo volto. Fa, o Signore, che purificati nel cammino della vita, rinnovati e guariti tutti, un giorno possiamo venire a celebrare la Pasqua eterna nel tuo regno. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. Ascolto, Padre, la preghiera del tuo popolo, in attesa del tuo figlio che viene nell'umiltà della condizione umana. La nostra gioia si compie alla fine dei tempi.
quando Egli verrà nella gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne, Maria, e benedetto è il frutto, Maria. Il frutto del tuo seno, Gesù, Maria, tu hai creduto, e come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai, tutti insieme, e come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai, perché appena ho sentito la tua voce, il mio bimbo ha esultato di gioia. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. Come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai, tutti insieme, e come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. 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 La madre del Signore
viene a visitarci questa mattina. La madre di Gesù viene a visitare i suoi figli e viene a dare ai suoi figli le primizie del dono di Dio al mondo. Gesù che porta nel grembo. Riconosciamo la madre di Dio che viene a portarci Gesù. E come Elisabetta esultò, esultiamo anche noi. Come mai la madre del Signore viene a me? Noi siamo povere creature. Come mai la madre del Signore, la scelta da Dio, viene a noi, viene a visitare i suoi figli, viene a visitare ciascuno di noi, viene a dare Gesù a ciascuno di noi, perché come lei si allieta alla nascita del figlio unigenito del Padre, così anche noi possiamo allietarci con lei per la nascita del Redentore. Viene a depositare dentro i nostri cuori, nelle nostre menti, quel Gesù che essa ha concepito nel suo grembo, perché noi, aprendo gli occhi, riconosciamo il Signore, aprendo il cuore, accettiamo il Signore, e tutti insieme con lei cantiamo il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, perché è venuto in mezzo a noi, perché ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, perché ha adempiuto la sua promessa, la promessa della salvezza. Ci avviciniamo al Santo Natale, è il Natale di Gesù, ma è anche il Natale nostro in Gesù. Nasce Gesù dentro di noi, ma nasciamo noi in Gesù. E tutto questo avviene per l'unica madre, la sorgente della vita, perché la madre di tutti, la madre di Cristo è la madre nostra. Gesù nasce in Maria, perché questo Gesù, per il ministero di Maria, nasca in ciascuno di noi, per cui il Natale di Cristo è anche il Natale nostro in Cristo Signore. Nel suo mistico corpo egli rivive nella celebrazione del Natale la sua nascita, e la sua nascita, per la forza arcana che ha il mistero, esercita una forza trasformante in noi, la trasformazione dell'uomo carnale nell'uomo spirituale, in modo che come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terrestre, portiamo anche l'immagine dell'uomo celeste, perché in noi nasca Gesù, l'uomo perfetto, l'uomo nuovo, quello creato da Dio, quello che è il prototipo di ogni uomo, e tutto questo avvenga per il ministero di Maria. Fratelli e sorelle, davanti a questo mistero non ci resta che esultare e dimenticare ciò che è terreno, ciò che ci affligge, ciò che appartiene alla condizione umana, e guardare al futuro, di cui portiamo nel presente, perché l'uomo nuovo lo portiamo dentro di noi. Le malattie appartengono all'uomo vecchio, gli affanni appartengono all'uomo vecchio, le angosce, le delusioni appartengono all'uomo vecchio, le ferite appartengono all'uomo vecchio, ma dentro all'uomo vecchio nasce l'uomo nuovo, e quando, dopo il cammino terreno, noi saremo nella patria celeste, da cui siamo venuti, allora, come dice il profeta,
non ci sarà più pianto, né più dolore, né più malattia. Tutte le lacrime saranno asciugate, le lacrime degli ammalati, le lacrime dei sofferenti, tutti i dolori spariranno, la morte stessa sarà vinta e distrutta e regnerà la vita, la felicità per l'uomo. È in questa visione che noi dobbiamo sostare un momento, preparandoci alla nascita del Salvatore e preparandoci a nascere in Lui, che è la vita, che è la salute, che è la guarigione, che è la liberazione, che è la consolazione dell'uomo, che è la vita ultima dell'uomo. Ma nel frattempo dobbiamo camminare preparando il Magnificat dentro di noi, il Magnificat di Maria, ma camminare in questo mondo guardando e riconoscendo Cristo nei nostri malati, nei nostri sofferenti. È Lui che è venuto a prendere su di sé le umane miserie, è Lui che cammina in questo mondo portando il peso del mondo. In ogni ammalato c'è Lui, beato chi ha gli occhi acuti, gli occhi della fede, e sa scorgere il volto di Cristo in ogni fratello e in ogni sorella che soffre. E Gesù che passa per le vie del mondo e porta le croci di tutti gli uomini, assorbendole nella sua croce, è Lui che fino all'ultimo giorno del cammino terreno, finché c'è un uomo da redimere in questo mondo, non si allontana dall'uomo. Ecco, io sarò con voi sino alla fine del mondo. E come con noi sino alla fine del mondo, accompagnandoci nel nostro cammino e prendendo la nostra croce, nella sua croce, prendendo ancora su di sé le umane miserie, redimendo sempre col mistero della croce ogni uomo che viene in questo mondo e che attraverso la sofferenza di Lui deve raggiungere la vita nuova. Fratelli e sorelle, c'è Gesù in questo mondo. Apriamo gli occhi. C'è uno in mezzo a voi che voi non conoscete, diceva Giovanni. Ed è Gesù che soffre. E Gesù in mezzo agli uomini, nel volto di ogni nostro fratello, riconosciamo Gesù, perché in realtà ognuno di noi è Gesù, nello stato di sofferenza, ma riconoscendo Gesù e servendo Gesù, noi abbiamo già fondata la nostra gloria, perché chi avrà riconosciuto Gesù, avrà servito Gesù, chi avrà visto Gesù, chi ha abbracciato Gesù in questo mondo, si troverà trasformato in Gesù nell'altro mondo. Io vorrei che questa mattina il Signore ci desse un aumento di fede e un aumento di carità. Un aumento di fede, perché noi possiamo riconoscere Gesù nei sofferenti dell'anima e del corpo. Un aumento di carità, perché possiamo aiutare il Gesù che soffre, perché possiamo essere accanto a Lui, perché possiamo servirlo, perché soltanto in questo clima di fede e di amore noi possiamo vivere la nostra vera vita cristiana e sedere un giorno alla destra quando Egli scenderà dal cielo per giudicare i buoni e i cattivi, per fare il giudizio di questo mondo. Fratelli e sorelle, è Gesù il medico grande, il vero medico delle anime e dei corpi, e insieme il grande sofferente. Nell'unica persona, in Cristo Gesù, c'è il sofferente e c'è il medico. Egli come uomo soffre, come uomo porta il peso di tutti i dolori degli uomini, e bisogna aprire gli occhi per riconoscerlo, ma come Dio,
come medico divino, egli guarisce tutte le malattie nella sua morte e passione. Egli consola tutti i mesti, egli libera tutti gli uomini, perché egli è il Salvatore, il medico salvatore di ogni vita umana. Questa mattina prostriamoci davanti a Gesù, sofferente e medico insieme, e benediciamo Maria, nostra madre, che ci ha dato Gesù. E insieme con lei cantiamo al Signore il Magnificat, quel canto che sbocciò sulle sue labbra quando fu nella casa di Elisabetta e vide il mistero della redenzione che veniva operato attraverso lei. Cantiamo al Signore perché è grande e meraviglioso, e cantiamo questo canto insieme con Maria, implorando di Gesù per tutti i nostri malati nell'anima e del corpo questa mattina grazie di luce e di forza, grazie di salute e di conforto. Cantiamo il Magnificat implorando per tutti i nostri ammalati il conforto della Madre, la benedizione del Padre. Sì, o Signore Gesù, questa mattina noi celebriamo Te, medico delle anime nostre, Tu che hai portato su di Te agnello immolato, pastore che ti sei fatto agnello, Tu che porti continuamente il peccato nostro, causa di tutte le malattie. Ma vogliamo cantare con Maria Te, e con Te vogliamo celebrare il Padre e lo Spirito in un canto meraviglioso che allieterà il cielo e la terra. Fratelli e sorelle, adesso ci alziamo tutti in piedi e cantiamo con Maria il canto del ringraziamento a Dio, il canto del conforto nostro e della gioia di Dio. Cantiamo tutti insieme il Magnificat per coronare in questa maniera questo momento liturgico. Canto numero 133. Ave Maria, magnifica Signore, ed il mio spirito esulta al Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva, ed ora in poi mi chiamerà beata. Grandi cose ha fatto in me il Signore, e santo è il suo nome, la sua bontà si stende su chi lo teme. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di cuore, ha rovesciato i potenti dai loro troni. L'anima mia magnifica il Signore, ed il mio spirito esulta al Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva, ed ora in poi mi chiamerà beata. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso il suo servo Israele, ricordando la sua bontà promessa ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza. Anima mia, magnifica il Signore, che il mio spirito esulta al Santo.
l'anima mia magnifica il Signore, che il mio spirito esulta al Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della tua serva, ed ora in poi mi chiamerà beata. Adesso, fratelli e sorelle, presentiamo a Gesù le nostre suppliche. Preghiamo per i nostri ammalati. Preghiamo per quelli che servono gli ammalati. Preghiamo per tutte quelle persone che hanno bisogno della nostra intercessione. È il momento in cui l'assemblea cristiana è invitata a pregare. Pregate gli uni per gli altri, dice Giacomo, per essere guariti. È il momento in cui noi esercitiamo il nostro ministero terapeutico. Tutti siamo chiamati a collaborare gli uni con gli altri per la guarigione di tutti. Sì. Ti presentiamo, Signore, tutte quelle persone che hanno deposto nei cestini le loro suppliche. Sono tanti e tanti quelli che hanno deposto il loro cuore, o Signore, in questi cestini. Tu che leggi nei cuori, tu che asciughi le lacrime, tu che ascolti le grida dei sofferenti, esaudisci queste suppliche. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E intanto, Signore, noi ti ringraziamo perché hai cominciato ad ascoltare i grida dei sofferenti e hai cominciato a guarire. O Signore, tu passavi e una donna diceva: ah, se arriverò a toccare il lembo del mantello, io sarò guarita. Pativa di flusso di sangue, 12 anni, malata, aveva speso tutto il patrimonio in medici e medicine, ma non era guarita. E quando arrivò a toccare il lembo del mantello, si sentì guarita perché una forza arcana usciva da Cristo. Anche questa mattina una forza arcana esce da Cristo e tocca tre donne che hanno emorragie in diverse parti del corpo. E tu, ragazza, che soffri per i globuli rossi che sono diminuiti, rifà l'emocromo. Ecco, una stilla del mio sangue scende nel tuo sangue e i globuli rossi cominciano ad aumentare vertiginosamente, e io ti traggo dalla tua difficoltà, dal pericolo che corri. E per una ragazza, o Signore, ti ringraziamo perché tu stai toccando un tumore all'intestino e hai detto a questo male: fermati e non andare oltre. Per questo, Signore, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché stai toccando le orecchie di due persone e gli occhi di una persona. Un'otite e una blefarite. Signore, per questo noi ti ringraziamo. Signore, ti ringraziamo perché la tua misericordia non è finita, perché tanti mali così sintomatici se ne vanno: dolori alla testa, alle giunture, al capo, spariscono in molte persone in questo momento, ed è per questo che noi ti ringraziamo e ti benediciamo. E adesso, Signore, tu continuerai a guarire, durante la Santa Messa, continuerai a guarire durante l'Eucaristia, continuerai a guarire anche fino alla benedizione finale. In anticipo noi ti ringraziamo e ti benediciamo per quello che stai facendo e per quello che farai. Adesso, fratelli e sorelle, ci disponiamo per l'offertorio. È un momento molto delicato e molto bello.
Ecco, vengono offerti al Signore il pane, il vino, perché si mutano nel corpo e nel sangue di Cristo, ma vengono offerti anche gli strumenti di lavoro dei nostri carissimi medici, i quali offrono al Signore gli strumenti del lavoro perché siano benedetti da Dio, perché Dio grande e onnipotente benedica il loro lavoro, e perché Cristo Signore, offrendosi al Padre per noi e benedicendo questi strumenti di lavoro, dia la salute, dia la vita a tante persone che secondo i disegni di Dio, attraverso i medici, debbono guarire e vivere ancora. Ecco allora che questi nostri cari fratelli offriranno al Signore questi strumenti del loro lavoro, implorando da Dio la benedizione. Gradisci, Signore, l'offerta di questi strumenti. Benedicili, o Signore, e benedici coloro che le usano, perché la sapienza, la saggezza prevalga nell'uso di questi strumenti, perché la destrezza di coloro che operano sia aumentata con la tua grazia. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allo dai gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, Signore, le offerte della tua Chiesa, tu che hai posto nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è donata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, unite agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Allora gli animi hanno uscito a noi,
Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, alleluia, amen, alleluia. Il momento della comunione, il rito della comunione si apre con l'invocazione al Padre, è il Padre di tutti, colui che ci ha dato la vita, la sorgente della vita. Gesù ci ha svelato il volto del Padre e ci ha insegnato la preghiera più bella, la preghiera di Cristo, la preghiera del cristiano, la preghiera dettata da Dio. Così Dio vuole essere pregato. E allora con le parole insegnateci da Cristo, Figlio di Dio, alzando le mani in alto, invochiamo questo Padre, perché la sua benedizione scenda su di noi, scende su di tutti i nostri ammalati, su quelli che servono i malati, scenda su di noi, sulla nostra città, sulla nostra Sicilia, sul mondo intero. Venga il tuo regno,
restiamo con le mani così unite, ci rivolgiamo al Padre del Cielo perché ci liberi, per il sangue di Gesù, per il corpo di Gesù presente su questo altare, ci liberi da tutti i vincoli, soprattutto i vincoli del peccato, ci liberi dalle malattie psichiche, soprattutto dalle depressioni, dalle angosce, dalle paure, dai turbamenti, dagli sconvolgimenti della psiche, ci liberi dalle malattie spirituali, la sordità spirituale, la cecità, la durezza di cuore, ci liberi dal maligno, dalle tentazioni e da tutte le manovre del maligno che non vuole la nostra guarigione, la nostra vita. Ci rivolgiamo al Padre perché nel sangue di Gesù avvenga la nostra liberazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, tutti insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. In questa preghiera rivolta a Gesù chiediamo la pace tra di noi, l'unione dei cuori, il superamento di tutte le barriere che ostacolano la comunione. Chiediamo la comunione tra di noi qui presente, la comunione nei nostri gruppi ecclesiali, nelle classi sociali, la comunione nella classe medica, perché nella comunione, nell'unione dei cuori, cresce la vita, nella disunione tutto verrà vita. Chiediamo al Signore in questo momento questa unione mediante il suo Spirito, che cresca in noi la fede, la speranza, la carità. Diciamo insieme: Signore Gesù Cristo, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso prima di darci la pace, tenendoci per mano, cantiamo un canto di comunione. Erano in discordia tra di loro e ti ringraziamo, Dio della pace, che stai mettendo questi sentimenti proprio all'approssimarsi del Santo Natale. Grazie, Signore, perché tu stai dando una risposta ad un uomo. Tornando a casa troverà una bella notizia che gli darà tanta gioia. Svegliati tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Un giovane esce dal coma, era senza speranza e il Signore lo libera. Oh Signore, ti ringraziamo perché stai toccando la trachea, la gola di una persona. Ti ringraziamo, Signore, perché stai slegando diverse persone, si sentono come slegate. Grazie, Signore, di tutto quello che tu fai e di quelle che ancora farai. Grazie, Signore, perché sei venuto a visitare il tuo popolo. Ma aumenta, Signore, la nostra fede. Fa che crediamo in te. E cerchiamo non tanto il cibo che perisce, quanto il cibo che non perisce. Ti chiediamo, Signore, un aumento di fede, di speranza, un aumento di amore tra di noi. Ti chiediamo un buon Natale per tutti noi, per le nostre famiglie. Ecco, un uomo ritorna a casa
era partito, salutando la moglie, dicendo che non si sarebbe fatto più vedere, e per Natale ritornerò a casa e abbraccerà i suoi figli. Grazie, Signore. Zaccaria 3, versetto 4, la seconda frase della Vittoretta. Allora, vediamo. Signore, purifica questo nostro fratello. Togli, o Signore, questo fratello, come detto in Zaccaria 3, la tunica sporca, e rimettigli il vestito bianco, rimettigli il bastone tra le mani, perché egli possa di nuovo guidare la comunità che gli è stata affidata. Versetto 4, la seconda frase del libretto. Signore, tu in realtà hai tolto questo fratello la tunica sporca che aveva, e gli è stato messo il vestito bianco, la tunica nuova, e per questo, Signore, noi ancora una volta ti ringraziamo e ti benediciamo. Sì. Se qualcuno vuole ringraziare il Signore per qualche grazia che ha ricevuto, lo faccia in questo momento. Ti ringraziamo, Signore, per averci dato l'opportunità di diventare medico o infermiere. Grazie per le conoscenze scientifiche delle quali ci hai fatto partecipi. Signore, fa che spendiamo le nostre energie per difendere la vita e la salute degli altri, per ristabilirne il normale decorso e promuovere il pieno sviluppo della vita umana. Grazie, Signore. Allora, innanzitutto pace e bene a tutti e poi un buon Natale. Vorrei ringraziare Gesù e poi Padre Matteo. Giorno 16 portai qui mia nipote, che due pediatri gli avevano diagnosticato un'anca, la bambina 7 mesi, la piccola Chiara, un'anca più corta, un'anca sinistra, e occorreva un intervento più un busto di ferro. Parlai con Padre Matteo il giorno 16 la sera, la benedì, gli toccò la gamba e mi disse: affidiamoci al Signore, non ti preoccupare. Per curiosità facci fare le lastre, rivolta a mia cognata che in quel momento non capiva niente. E le lastre sono state fatte il giorno 19 e tutto negativo. Quindi grazie al mio Gesù. Preghiamo per la comunione a questo sacramento. Proteggi sempre il tuo popolo, Signore, perché nella piena obbedienza a te, nostro Padre, raggiunga la salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Adesso porteremo Gesù in processione. Guardate a Lui. È da Lui, unicamente da Lui, che viene la nostra salvezza. Guardate a Lui con fede. La sua mano non si è accorciata. E mentre noi passeremo benedicendo tutti, Lui largirà ancora grazie di guarigione interiore e anche esterna. Yeah.
Cantate al Signore, cantate un canto nuovo. Cantate al Signore un canto alla terra. Alara la gioia la gioia gioia la gioia la gioia 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 Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E adesso diamo a tutti gli auguri del Buon Natale. Che Gesù scenda nelle vostre famiglie, porti la gioia e la pace. Ci scambiamo tutti il Buon Natale nel Signore. Ci rivedremo poi giorno 28, cioè sabato prossimo, per gli auguri di fine d'anno. E domandiamo al Signore che l'anno nuovo sia migliore di quello che abbiamo passato. Avverto ancora che ci sono dei piccoli mobili che si saranno sorteggiati in questi giorni. Il ricavato sarà per i poveri. Chi vuole acquistare qualche biglietto lo può acquistare. Alleluia. Il Signore ha creato il medico e l'uomo assennato non si terrà lontano da lui, perché ci sono tanti casi in cui il successo è nelle loro mani. E adesso a voi, o medici, la mia parola. Quando operate, pregate il Signore perché vi guidi felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita. Nelle vostre mani ho consegnato l'ammalato e la vita dipende dalla vostra cura, dal vostro intervento e anche dalla vostra preghiera. Pregate operando e avrete la mia benedizione. Amen. Sì, o Signore, tu dai questa esortazione ai medici e a tutti gli operatori del settore, e adesso benedicili, Signore, o Gesù liberatore, che sei qui davanti a noi, che stendi le mani su di tutti. Stendi in questo momento le mani sui nostri carissimi medici, su tutti gli operatori del settore. Stendi la tua mano, illumina le loro menti, rafforzi i loro propositi di bene, guarisci i loro cuori. Signore, sii tu nelle loro pupille, perché scrutino il male e indovinino qual è il male che tormenta l'ammalato. Sii tu, Signore, nelle loro mani quando essi operano, ma sii soprattutto nel loro cuore, perché versano torrenti di amore sull'ammalato. Signore, noi ti consegniamo i nostri carissimi medici, tutti i nostri carissimi infermieri, te li presentiamo perché tu ampiamente li benedica e perché tutti quelli che passeranno per le loro mani
abbiano la grazia della guarigione. Alleluia. Alleluia. Adesso la messa è finita, andiamo in pace. Alleluia. E auguri di buon Natale e di buon anno. Alleluia. Alleluia.